siamo alla martire invitta, rifulgente di luce. Vogliamo riflettere perché una ragazza bella, meravigliosa e fisicamente e spiritualmente sceglie di rinunciare a un matrimonio, a un buon partito, per consacrarsi al Signore. Agata, questa ragazza piena di vita, ricarica di entusiasmo, si lascia uccidere pur di non rinnegare la fede in Gesù. Ha scelto come lo sposo, l'amico, il tutto della sua vita. Rossella ci aiuta a riflettere su questa santa giovane di Catania. Santa Agata, la gloria per noi. Oggi parliamo di una santa molto nota, di origine siciliana, nata a Catania, Sant'Agata. Intorno al III secolo d.C., che subì un martirio terribile, le furono addirittura asportate le mammelle, strappate, perché non voleva rifiutare di aderire al cristianesimo. E oltretutto il proconsole del periodo, della sua città, si era invaghito di lei, ma lei, siccome si era consacrata al Signore sin dall'età dei 15 anni, chiaramente rifiutò le sue avance, il suo corteggiamento, e lui, infuriato, la sottopose a ogni genere di torture, alla fine anche al fuoco. Ma avvenne un terremoto terribile proprio lì a Catania e il popolo catanese si rivoltò contro la crudeltà di questo proconsole e alla fine lui fu costretto a smettere di torturarla e a farla ritornare nella sua cella. Di lì, dopo poche ore, morì. Il suo nome Agata ci dice molto della sua spiritualità, perché agathos in greco vuol dire buono, virtuoso, ma vuol dire anche bello. E lei infatti riuscì ad aderire proprio a questa bellezza e bontà di chi? Di Gesù, che è considerato il pastore bello e buono. Agathos in greco vuol dire proprio questo, ha tutti e due i significati, sia di bellezza interiore che di bellezza esteriore. Ecco, e lei ha capito già da molto giovane che doveva aderire a questa bellezza di Dio che portava al bene e non a quella bellezza che spesso oggi, da cui spesso noi oggi siamo affascinati, ma che è una bellezza che non porta al bene, ma porta al male, porta ad assumere anche atteggiamenti autodistruttivi alle volte. Quindi ci insegna soprattutto questo, ad aderire con tutto il cuore a questa bellezza di Dio, a questa bontà di Dio, e poi ci ricorda anche che nelle nostre famiglie è importante, perché lei era nata in una famiglia cristiana e da lì è sbocciata la sua vocazione alla consacrazione, è importante mettere al primo posto, ecco, Dio, il bene, quel Dio che non solo è buono, ma è la bontà stessa, quindi quel Dio che è bello, che non solo è bello, ma è la bellezza stessa, quel Dio che non solo è amorevole, ma che è lo stesso amore. E risuona pei monti e sul mare, circonfuso di sole l'altare, il suo corpo conserva fedel. Suleviam cittadini le viva, al valor centenario possente, di colei che pregava morente, il Signor della vita.